Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marketing Design. Oggi vediamo tre errori da evitare quando vai a fare web design professionali. Questi tre errori li vedo spesso in web designer che hanno incominciato da poco, ma anche in web designer un pochino più navigati. Ti prometto che se eviterai questi tre errori, i tuoi siti faranno un bel salto in avanti, sia in termini di design che di user experience. Queste tips e tutto il codice che realizziamo nel video lo puoi trovare nella community, c'è il link qui sotto in descrizione, dagli un'occhiata, è gratuita. Partiamo subito col primo errore consiste nel utilizzare etichette quando non è necessario. Al posto di utilizzare una struttura di questo tipo qua, che per l'amor del cielo è leggibile, va bene, ma è abbastanza, diciamo, grezza, un pochino dall'impatto un pochino amatoriale, usa più una struttura di questo tipo qua. Vedi che qui è tutto più chiaro, non c'è bisogno di mettere etichette quando non servono, si capisce che Andrea Marchetti è il nome, web designer sviluppatore è la professione, il lavoro, l'email e il telefono. Quindi primo errore da evitare, questo qua, l'utilizzo di etichette quando non servono. Secondo errore, utilizzare colori standard e non utilizzare una buona gerarchia all'interno del nostro design. Anche qui, dal punto di vista, diciamo, di design, non ci sono errori madornali, ma questi colori molto forti mi vanno a far percepire il design come un pochino più amatoriale. Guarda che differenza c'è tra usare una struttura di questo tipo qua e usare una struttura di questo tipo qua, dove utilizziamo una gerarchia visuale utilizzando sempre lo stesso colore, ma andando a dare più enfasi alla call to action, al pulsante più importante. Poi abbiamo il pulsante di seconda importanza, vedi che è meno visibile. Poi abbiamo quello per cancellare, che è quello che vogliamo rendere meno visibile, che non ha neanche il bordo. Quindi questa tipologia qua di struttura è molto più professionale e percepita come pro, ed è anche molto più utile per l'utente, perché non è così invasiva, non è così sparata in faccia di questa qua. Quindi questa qua è sbagliata, questa qua è molto 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 meglio, sia per l'utente sia per l'impatto generale del design. Andiamo a vedere il terzo errore da non commettere, ed è questo qua, ovvero anche qui abbiamo, immaginiamo di avere un e-commerce, abbiamo l'informazione più importante per l'utente, che molto spesso è il prezzo, perché se io voglio comprare un prodotto voglio andare a capire subito qual è il prezzo del nostro prodotto. Non c'è anche qui nulla di sbagliatissimo in questa struttura, perché è tutto leggibile, però abbiamo un po' il prezzo che ha lo stesso peso degli altri elementi in pagina. Guarda che differenza c'è se vado a fare così, vado a mettere il prezzo più evidente con un colore diverso in maniera che stacca un po' di più, e qui ho titolo e descrizione del mio prodotto. Questa struttura è più professionale e, diciamo, dal punto di vista del user experience, più comunicativa che questa qua. Quindi evidenzia l'informazione più importante quando c'è un elemento all'interno del tuo design. In questo caso il pezzo di informazione più importante è il nostro prezzo. Quindi ragazzi, se ti interessa imparare a fare siti professionali, dai un'occhiata al corso Next Web Hero, c'è il link qui sotto in descrizione. Iscriviti alla community, dove parliamo di queste cose tutti i giorni, e ci vediamo presto. Ciao!